Gilberto Simoni, quando si tratta di ricordare Marco, non si può mancare. Ma sì, ho accettato volentieri questo invito e sicuramente, insomma, vedo che la gara è bella, bella carica, c'è tanta gente, un bel spettacolo. Una bellissima giornata di sport, una bellissima giornata di festa, questo è sicuramente il modo migliore di ricordarlo. Ah, sicuramente, insomma, bici, è questo il modo per ricordare uno che con la bici ha vissuto e ha avuto delle grandi soddisfazioni. Manuel, voi oggi siete la formazione di casa, tu abiti non lontano da qui, qui a Cesenati, qua hai vinto, le emozioni sono davvero tante. Sì, è la gara di casa, come hai detto te, e cercheremo di fare del nostro meglio e provare a vincere la corsa. L'importante è correre bene davanti agli sponsor. Damiano, il mondiale alle porte, una convocazione per te straordinaria, le tue sensazioni? Ah, le sensazioni, soprattutto dopo questa Vuelta, sono più che positive. Vengono altre valli positiva, oggi altro allenamento, gara di rifinitura e poi penso che ci siamo. Simone, correre nel ricordo di Marco Pantani ha sempre un sapore particolare. Sì, sicuramente questa gara in onore di Marco dà a tutti noi un'emozione particolare e cercheremo di rendergli onore il meglio possibile. Greg ha un ottimo secondo posto in quest'ultima parte di stagione, oggi si può fare bene. Sì, si può fare bene, anche si può fare qualcosa meglio, però sempre dipende come si fa la corsa, condizione ancora cresce, così vediamo oggi a gara come sto dopo queste due gare. Nicola, non solo la nazionale italiana, qui oggi il GS Emilia dà spazio anche a voi delle Continental, per voi una grande opportunità. Sì, una grande opportunità, speriamo di approfittarne, e dobbiamo cercare di metterci in mostra e se arriviamo davanti proviamo a fare la corsa nel finale. Alessandro, alla fine la vittoria è arrivata, un finale di stagione splendido. Sì, dai, finalmente dopo tante fatiche, tanti problemini, è arrivata questa vittoria in Giappone, poi importante per lo sponsor perché eravamo a casa di Nippo, quindi è andata benissimo così. Adesso siamo qua vicino a casa e vediamo cosa succede oggi. Edoardo, tu sei un po' l'uomo del giorno, questa convocazione straordinaria, per te l'occasione della vita? Sì, ho cercato di sfruttare al meglio questa occasione e poi la convocazione al mondiale, ci sono riuscito, sono molto contento io e tutta la mia squadra, anche per l'altro mio compagno, Sonny Colbrelli, traversiamo un bel periodo di forma e speriamo di continuare così. Edoardo, il CT Cassani ha espresso parole straordinarie su di te, questa è anche una grande responsabilità. Sì, ho letto sui vari giornali, non mi aspettavo così tanti elogi, di certo alla Trevalli ho fatto una bella gara, ho dimostrato di sapermi mettere a disposizione e di andare forte e sono contento per la sua scelta. Fabio, uno straordinario Giro d'Italia, una straordinaria Vuelta, la convocazione al Mondiale, questo è un periodo d'oro. Ma sicuramente, dai, Damiano Caruso, ci terremo molto alla seconda parte di stagione e vedremo di far bene anche al Mondiale. Fabio, ti aspettavi di poterti misurare alla pari con i grandi del ciclismo mondiale? Ma ci speravo, insomma, mi sono preparato bene, però non pensavo di andare così e sono contento, dai, adesso siamo concentrati per un buon mondiale. Fabio, le tue sensazioni alla vigilia del mondiale? Ma sono uscito abbastanza bene dalla Vuelta e ci tengo a far bene, e correre con la nazionale è una grandissima emozione.
Giovanni Visconti è una nazionale compatta, preparata, aggressiva, insomma si può fare bene a questo mondiale? Sì, io penso di sì. Partiamo dal fatto che quest'anno c'è un CT che è davvero appassionato, ha tanta voglia di far bene, di portare a casa una medaglia e ci sta motivando come forse non è mai successo. Francesco Moser, quest'oggi qui c'è la nazionale italiana, è venuto Gilberto Simoni, non poteva mancare neanche lei a questa grande festa per ricordare Marco Pantani. Beh, già alcuni anni che abbiamo fatto questa manifestazione, oggi abbiamo la nazionale, siamo alla vigilia dei mondiali e vediamo se i nostri corridori riusciranno a trovare la miglior condizione, anche se sarà una gara dura il mondiale. È una nazionale che ha già lo spirito di Davide Cassani. Vabbè, quello è importante, che riescano a, a entrare nel clima della corsa e che siano una squadra unita e che riescano a correre per cercare di fare un buon risultato. Roberto Buda, sindaco di Cesenatico, abbassa la bandierina a scacchi per dare il via agli oltre 190 partecipanti all'undicesima edizione del Memorial Marco Pantani Gran Premio Sidermec. Classico appuntamento di fine stagione organizzato dal gruppo sportivo Emilia di Adriano Amici, una bellissima giornata di sole a fare da cornice a questa prova. Terz'ultima gara della Challenge Beghelli Emilia Romagna, la speciale classifica che tiene conto dei piazzamenti e delle partecipazioni degli atleti e delle squadre alle gare organizzate dal gruppo sportivo Emilia. Subito un'azione a lunga gittata, come ormai avviene molto molto spesso in tutte le gare. Alcuni atleti si sono avvantaggiati nelle fasi precedenti di corsa, abbiamo visto appunto Kurek allungare, Kurek che si appresta quindi a transitare anche in prima posizione ad un Gran Premio della montagna di Montevecchio che con i suoi tre passaggi ha caratterizzato un po' tutte le fasi centrali di questa edizione, giunta appunto al suo undicesimo anno di vita. Non dimentichiamo che la prima edizione si era disputata proprio nel 2004, proprio pochi mesi dopo la scomparsa del grande campione di Cesenatico. A prendere il via, a partecipare a questa prova, a dare ulteriore prestigio alla gara organizzata dal gruppo sportivo Emilia, c'è stata anche la presenza della squadra nazionale italiana. Il commissario tecnico Davide Cassani ha voluto schierare, ha voluto essere presente per onorare sì la memoria di Marco Pantani, ma per testare appunto anche lo stato di forma di alcuni azzurri. Vincenzo Nibali, reduce dalla vittoria del Tour de France, logicamente è stato il più applaudito, ma tantissimi applausi anche per Fabio Aru, per Nicolò Bonifazio, Giampaolo Caruso, Luca Paolini, Giovanni Visconti e per i giovanissimi Moscon e Zurlo, oltre logicamente ad altri azzurri inseriti in altre rappresentative, nelle rappresentative di club come Damiano Caruso in forza al team Cannondale, oppure gli altri corridori, i due portacolori della Bardiani CSF, Sonny Colbrelli, di recente secondo classificato, la Trevalli Varesine, o il suo compagno di squadra Edoardo Zardini. Eccoci proprio con Damiano Caruso che sta facendo l'andatura nel gruppo alle spalle degli atleti al comando. Gruppo che di fatto non ha mai concesso più di tanto spazio agli atleti che hanno allungato nelle fasi iniziali di gara. Gruppo che si è limitato un po' a controllare appunto la situazione. Gruppo che ha ceduto 4 minuti e mezzo, ma non di più. Ancora una volta un grande successo organizzativo per il gruppo sportivo Emilia, che ha allestito un evento nell'evento, la zona hospitality aperta al pubblico con tante iniziative, tante realtà, diciamo è un po' il punto di forza delle manifestazioni targate gruppo sportivo Emilia, ossia un modo per avvicinare il pubblico al grande ciclismo senza barriere, senza limitazioni. Questa è un po' la chiave del successo, come abbiamo detto, delle gare organizzate da Adriano Amici e dal suo staff. Con la nostra sintesi passiamo al primo passaggio in zona traguardo, esaurita l'azione dei battistrada che hanno caratterizzato le fasi iniziali di corsa. Come abbiamo detto, circuito finale che gli atleti hanno dovuto percorrere per 4 volte. Ora abbiamo 2 drappelli, una ventina di corridori al comando, quindi altri 30 circa alle loro spalle, circuito di poco più di 5 chilometri che i corridori dovranno affrontare
votare per 4 volte prima di conoscere il nome del vincitore di questa edizione 2014 del Memorial Marco Pantani Gran Premio Sidermec. Organizzazione generale del Panathlon Club Cesena, del presidente Dionigio Dionigi, con la regia tecnica del gruppo sportivo Emilia. Un circuito veloce, un circuito che ha visto tantissimo pubblico ai bordi delle strade. Siamo ormai in vista delle fasi conclusive. Uno degli ultimi attaccanti di giornata è il portoghese Thiago Machado, che appunto all'inizio dell'ultima tornata insiste nella propria azione, tenta di sorprendere tutti gli altri. Abbiamo i portacolori della Neri Yellow Fluo per Andriato, abbiamo visto l'Androni Giocattoli Venezuela per Belletti scandire il ritmo in testa al gruppo. Nulla da fare per Thiago Machado, gruppo che si presenta compatto in fondo al rettilineo d'arrivo, quindi sarà ancora una volta una volata a ranghi compatti a decidere, a decretare il vincitore appunto del Memorial Marco Pantani, gara che nelle 10 edizioni precedenti è sempre stata vinta da corridori italiani. Appunto, pochi istanti al termine, un drappello di una 70ina di unità, si sta giocando la vittoria, c'è la maglia della Bardiani di Colbrelli a centro strada, secondo nella Tre Valli Varesine, pochi giorni prima c'è anche Pasqualonce, Grega Bole. Quindi vediamo Andriato, Colbrelli sembra il più veloce ed è proprio Sonny Colbrelli ad imporsi su Grega Bole e Fabio Chinello. Una bella affermazione per Sonny Colbrelli, che così va a confermare il proprio ruolo all'interno della nazionale italiana. Un grandissimo sprint dopo il piazzamento nella Tre Valle Varesine, Sonny Colbrelli vince il Memorial Marco Pantani Gran Premio Sidermec. Alle sue spalle lo sloveno Grega Bole, terza posizione per Fabio Chinello, quarto Andriato, quinto Viganò, a seguire Ponzi, Zurlo, Paterski, Parrinello e Belletti. Quindi ancora una volta un ordine d'arrivo di grande prestigio. Sonny Colbrelli, la convocazione con la nazionale, il mondiale di Ponferrada, oggi questa straordinaria vittoria, un periodo d'oro. Sì, infatti ho peccato sfortuna alle Tre Valli e oggi volevo rifarmi e questa qua è un bel segno per Ponferrada. Che bella volata, Sonny. Sì, sono partito lungo, pensavo che mi saltassero, però ho avuto la meglio, va bene così. E vincere in nome di Marco Pantani ha un sapore tutto speciale. Sì, infatti Marco è nei nostri cuori e oggi e la corsa è dedicata a lui sicuramente. Adriano Amici, la nazionale italiana, Vincenzo Nibali, il CT Cassani, tantissima gente alla partenza, sul GPM, all'arrivo. Insomma, questa è stata una vera festa dello sport. Beh, questa qui è l'11ª edizione, è sempre stata una festa dello sport. Quest'anno si è ampliata molto di più grazie alla Federazione Ciclistica Italiana, grazie alla Lega Ciclismo e soprattutto a Davide Cassani, che ha permesso di poter gareggiare in questa manifestazione che ricorda il grande Marco Pantani in occasione della sua 10ª anniversario della morte, di aver portato gli azzurri a correre con la maglia azzurra in questo scenario che è stato spettacolare. Credo che siamo stati premiati tutti noi, ma premiato è stato il pubblico, premiati sono stati i corridori e tutti coloro che vogliono bene a questo movimento e soprattutto quelli che vogliono bene a Marco Pantani. E parlando di nazionale, ha proprio vinto un giovane promettente, un giovane che Cassani porterà a Ponferrada. Questo qui, diciamo che oggi ce n'erano tanti di buoni. È chiaro che si sperava, al di là del fatto che io come ex corridore, chi vince è sempre gradito ed è sempre, voglio dire, è sempre una soddisfazione metterlo nell'albo così, nell'albo d'oro. Però è chiaro, ha vinto un azzurro, ha vinto Colbrelli, è uno di noi, corre per una squadra nostra emiliana, è chiaro che la soddisfazione può essere doppia. L'amico Bruno Reverberi e il suo figlio Roberto credo che meritino questo, io sono molto felice per loro e anche per me.